la matematica serve? Come non serve? Per esempio, non è un argomento da primo anno, ma le wavelets, si chiamano onde elettriche in francese oppure ondicine in italiano, ma già in italiano si usa il termine inglese wavelets, è un diciamo un branca della matematica che è stata sviluppata, per prima l'ha tirata fuori un ingegnere petrolifero, perché cioè, come fanno a vedere se ci sta il petrolio sotto? Fanno delle piccole esplosioni, mandano le onde sotto, vedono cosa torna sopra, però l'analisi di questi diciamo risultati non è facile, e questo qua insomma è un ingegnere, mi pare un ingegnere francese, quindi o dell'Elf o di qualche altro, si impara dell'Elf, e lui non mi ricordo il nome, però è stato il primo che si è accorto che forse c'era uno strumento più adeguato per studiare queste cose, da là sono nate le wavelets. Poi, quindi le wavelets non sono nate da un matematico, in questo caso questa teoria non si deve fare matematica, ed è una teoria, le wavelets stanno al confine tra molte teorie di matematica, analisi armonica e altri settori, ok? Quindi ne serve di matematica pure per questo, ok? Qui torniamo a noi. Prendiamo una matrice quadrata. Stavolta quindi n per n. Anzi, prendiamo le due. Adesso abbiamo queste due matrici quadrate. Queste appartengono a R n per n. Qual è la dimensione di questo spazio? Cioè, la posso considerare uno spazio vettoriale? Queste matrici sono uno spazio, stanno in uno spazio vettoriale? Poi andiamo a vedere che dimensione c'ha. Prima vediamo che sia uno spazio vettoriale. Se sono due matrici, la posso fare? Componente per componente, se io faccio la matrice C uguale a più B, questa è la matrice tale che CJ è uguale ad IJ più BJ per ogni I compreso tra 1 ed N J compreso tra 1. Allo stesso modo la matrice lambda A è lambda A di posto I e J è uguale a lambda I J per ogni E2. Quindi le matrici come vettori si possono sommare e moltiplicare per uno scalare. Quindi le altre proprietà, siccome le entrate sono numeri reali, sono soddisfatte. Abbiamo visto che dovevamo soddisfare solo queste due proprietà affinché, e quindi uno spazio vettoriale. Si tratta di uno spazio vettoriale. Qual è la dimensione? Vediamo un po' se ci avete capito qua. Qual è la dimensione di questo spazio vettoriale? Spazio vettoriale sul campo R, non è n, no, è di più. Quant'è? N quadro. N è soltanto la dimensione dello spazio, per esempio, di una riga. Una riga sta in Rn. Chi è una base? Se prendiamo una base con tutti i zeri tranne uno al posto di j, ma questa è la riga iesima, questa è la colonna j-esima, qua ci metto 1. E tutti gli altri posti ci metto 0.
questa matrice qua, al variare di E e J, sono tutte matrici indipendenti. Se io faccio, chiamiamo, non mi ricordo come si chiama, se c'è una, chiamiamo chiamiamola DJ, la matrice che ha questa matrice qua, questa qua per definizione è DJ, che ha 1 al posto di riga Y alla J e 0 altrimenti. Allora DJ al variare di I tra 1 ed N e di J tra 1 ed N sono indipendenti? Sì, perché io se faccio somma per I che va da 1 a N di lambda IJ, di somma per J che va da 1 a N di IJ di IJ, questa mi fa la matrice A. Chi è la matrice A? Quella che al posto di J c'ha IJ. Chiaro? Quindi per ottenere, io che faccio? Prendo questa matrice e la moltiplico per IJ, poi le sommo tutte quante al variare di IJ e questo mi dimostra che queste matrici sono un sistema di generatori per tutte le matrici, perché la matrice A è una matrice generica. Analogamente si vede che queste matrici sono tutte realmente indipendenti, perché adesso se io scrivo che una combinazione lineare di queste qui sia la matrice nulla, supponiamo che questa sia la matrice nulla, che vuol dire? Allora vuol dire che per essere nulla deve essere nulla, deve avere tutte entrate nulle, allora vuol dire che IJ deve essere nullo per ogni e per ogni J, e quindi vuol dire che i coefficienti di combinazione di questa matrice erano tutti nulli, quindi le matrici sono un sistema di generatori di tutte le matrici, queste qua, e sono anche indipendenti. Quante sono queste matrici? Quante sono queste matrici? N per N. Ma oddio, questo, quello che sto dicendo si può fare anche con le matrici non quadrate, per capirci. Faccio un esempio così ci capiamo meglio. Se ho una matrice 2x3, allora chi è una base? 1 0 0 0 0 0, questo è un elemento. Poi ci sta 0 1 0 0 0 0. Poi ci sta 0 0 1 0 0 0. Poi ci sta 0 0 0 1 0 0. Poi ci sta 0 0 0 0 1 0 e poi ci sta 0 0 0 0 0. Lo vedete che alla base, quanti elementi ha la base? 6, che sarebbe? Da dove viene sto 6? 2 per 3. Vedete, io ho 3 possibilità su ogni vettore, i vettori sono 2, 2 per 3. Quindi in generale, se le matrici sono m per n, lo spazio che dimensione ha? Mn, in questo caso 6. Ok? Ah, benissimo, se le matrici sono quadrate la dimensione in particolare è n per n fa n quadrato. Se adesso volessi, giusto per capirci, se volessi la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, che devo fare per ottenere da questo? Ottenere questo. Questa la moltiplico per 1, questa la moltiplico per 2, questa la moltiplico per 3, questa la moltiplico per 4, 5, questa, e poi faccio la somma. Quindi vedete che queste generano questa, o questa o una qualunque altra. È un sistema di generatori. E sono anche indipendenti. Perché se io scrivo una combinazione lineare e la uguaglio alla matrice nulla, è al posto 1, 1, tutte hanno tutti 0 tranne questa. Che significa? Che il coefficiente davanti a questa dovrà essere 0. E analogamente il coefficiente davanti a questo deve essere 0, il coefficiente davanti a questo deve essere 0 e così via. Quindi significa che una combinazione lineare è la matrice nulla se solo se tutti i coefficienti di combinazione sono nulli. Il che significa che queste matrici sono linearmente indipendenti. Benissimo, quindi in generale se stiamo su Rm per n la dimensione dello spazio è Mn. Se stiamo sulle matrici quadrate la dimensione dello spazio è n quadro. Benissimo. Ora però
Torniamo alle matrici quadrate. Nelle matrici quadrate io posso fare un'altra operazione. Qual è l'operazione? Che noi insegniamo a fare con le matrici? Oh. Che noi insegniamo a fare con le matrici? Che operazione possiamo fare con due matrici? Il prodotto di quelle colonne. Naturalmente la prima, il numero di colonne della prima deve essere uguale al numero delle righe per la seconda. Nel caso delle matrici quadrate, righe e colonne sono sempre uguali, quindi si può fare. Non solo, se faccio adesso C, cioè A per B, come C, J, a chi è uguale? Scrivo la somma, diventa devo. Chi è l'elemento IJ del prodotto A per B? Somma per i che va da 1 a n della somma, scusate, per h, sbagliato, che va da 1 a n in questo caso, di a i h di h j, lo ricordate? Devo fare a i h b h j e poi devo fare la somma, significa che sto scorrendo la riga iesima, la colonna iesima, sto facendo i prodotti in maniera ordinata e poi la somma. Benissimo, questa è la definizione di prodotto righe per colonne. Qua va da 1 a n, più in generale se la prima matrice è m per n, la seconda matrice è n per p, questa sarà la matrice m per p, perché h si sparisce, perché si è fatto la domanda. Però in questo caso però, se faccio il prodotto di una matrice quadrata, la matrice prodotto come viene? Viene quadrata pure lei. Ricordate? Se A appartiene a M per N e B appartiene a N per B, C, cioè il prodotto, appartiene a M per B. Allo stesso modo di dire la prima, allo stesso modo di dire la seconda. Ma se qua, se m uguale n uguale p, tutte le matrici stanno in R n per n. Quindi se faccio il prodotto di due matrici 3 per 3 esce fuori un'altra matrice che è sempre 3 per 3. Se faccio il prodotto di due matrici 5 per 5 esce fuori un'altra matrice che è sempre 5 per 5. Benissimo. Questa operazione, beh, è un'operazione diversa. Ricordate i numeri? I numeri io avevo la somma, e quando ho parlato di campo non ho parlato di moltiplicazione per uno scalare, questo l'ho parlato quando ho parlato di spazio vettoriale, la somma e il prodotto. Poi per avere un campo bisognava gli elementi verso a zero, cioè avevano l'inverso, poi ci deve essere l'elemento neutro. Qua non è un campo, lo dico subito, però c'è il prodotto ed è un'operazione interna se le matrici sono quadrate. Perché faccio il prodotto di due matrici n per n, esce fuori la matrice n per n. Allora, cominciamo a vedere questa operazione che proprietà ha? È distributiva rispetto. Allora, cominciamo a vedere, ci sta l'elemento neutro? Ci sta l'elemento neutro? Cioè, io voglio trovare una matrice A per B uguale B per A uguale A. Ci sta? Io dico che ci sta. Cominciamo a vedere con le matrici 2x2. Allora, cominciamo A, B, C, D. Allora, qua mettiamoci delle incognite, chiamiamole X, Y, Z, T. Allora, qua mi deve fare A, B, C, D. Lo faccio a destra, ma se lo fate a sinistra viene la stessa cosa. Allora, io scopro che ax più bz deve fare a. Poi scopro che ay più bt deve fare b.
poi faccio cx più dz deve fare c, e poi a cy più dt deve fare d. Attenzione che però questo deve essere vero per ogni a, b, c, d appartenente a R, perché sennò è difficile da risolvere questo. Qualunque siano a, b, c, d appartenenti a R, allora cominciamo a prendere, se io metto b uguale a 0 trovo a x uguale a, e se a è diverso da 0 l'unico modo di soddisfare l'equazione è che x deve fare 1. Ma se metto a invece a uguale a 0 trovo bt uguale va sempre b, e allora se, b è se a è uguale, allora se a è diverso da 0 e b è uguale a 0 trovo subito che x deve fare 1. Quella, questa qua è una radice fissa, non è che dipende da a, b, c e d, deve essere sempre fissa, vale per ogni a, b, c e d. Quindi x deve fare 1, t deve fare 1, e quando deve fare invece allora se qua viene 1, b uguale a b si toglie e mi rimane a per y deve fare 0, ma se a per y deve fare 0, appena a è diverso da 0 bisogna che y sia uguale a 0. Allo stesso modo anche z deve fare 0. Quindi l'unica matrice che può funzionare è la matrice che ha 1, 1 sulla diagonale 0, 0, 2. In realtà se io prendo la matrice, questa si chiama matrice identica, bisognerebbe scrivere identica in dimensione n, però in genere non si scrive perché il contesto è sempre chiaro. Qual è la matrice identica? È la matrice che ha tutti i 1 sulla diagonale e tutti i 0 fuori. Adesso provate a fare la moltiplicazione, per esempio facciamo la matrice 3x3. Provate a moltiplicare per 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Fate il prodotto righe per colonna, allora vedete quasi viene 3, poi quando faccio prima riga e seconda colonna viene 1, prima riga e terza colonna viene 2, poi viene 5, 1, 4, poi viene 2. Quindi se fate il prodotto a destra viene la matrice A, se faccio il prodotto a sinistra lo fate, ci mettete la lettera, vedete che pure viene la matrice A. Quindi l'elemento metro c'è ed è la matrice identica, è solo questo, non ce ne stanno ovviamente altri. Ok, quindi l'elemento neutro c'è. L'operazione distributiva, cioè se io faccio A più B per C, posso scrivere che questo è A per C più B per C? Sì. E anche dall'altra parte, se faccio A per B più C, anche questo è uguale A per B più A per C. Questo per ogni A grande, B grande, C grande appartenente a R. Quindi se vi ricordate la definizione di campo, ripeto, non tutte le cose saranno vere, però quando succedeva questo e quando c'era l'elemento neutro, cosa si diceva? Si diceva che era un anello con identità, se vi ricordate, c'è la somma. Qua, più che un anello con identità, diremo che è un'algebra, perché c'è anche la struttura di spazio vettoriale. È un termine nuovo, non l'abbiamo ancora introdotto. Noi anello con identità, anello con identità ne avevamo parlato prima di parlare di spazio vettoriale. Un anello con identità è un insieme sul quale c'erano due operazioni. Somma, prodotto, la somma era un gruppo abeliano, e questo lo è. Per quanto riguarda il prodotto, valevano queste due proprietà che ho appena scritto: anello con identità, gruppo abeliano, cioè commutativo,
Se fai A più B, B più A viene lo stesso risultato. Poi abbiamo il prodotto di due matrici quadrate, è un'operazione interna, esiste l'elemento neutro, vale la proprietà distributiva a sinistra e a destra. È un anello con identità. C'è l'anello e c'è l'identità, che è questa matrice qui, quella che ha tutti i nusi della diagonale e tutti i zeri fuori, si chiama infatti matrice identica. Poi però per avere un campo ci volevano altre cose, ci voleva che esisteva l'elemento immesso di tutti gli elementi diversi da zero. Qua chi sono gli elementi diversi da zero? Che la matrice l'elemento neutro della somma è la matrice nulla. Quindi per avere un campo ci vorrebbe, avere un corpo ci vorrebbe che dovrebbe esistere l'elemento immesso di ogni matrice non nulla, e non è vero, e non è vero. E ci vorrebbe anche, poi, per parlare di campo, se vi ricordate c'è un altro problema, che il prodotto doveva essere pure lui commutativo. Ma i prodotti sono commutativi? No, non tutti, questo no. Andiamo a fare il prodotto. Prendete due matrici 2x2 ad capocchiam, come dico io, cioè a caso. Fate il prodotto, questo qui quanto fa? 5, poi? Ancora 5, poi? 0, 16. Adesso facciamo l'altro prodotto. Quanto fa? 2 9 poi? 8. Come vedete, se faccio A per B non vi dovete sforzare, oddio quali matrici devo pigliare per far vedere che il prodotto non è qua, prendete le due come va. Praticamente questo prodotto non è quasi mai uguale, ci sono dei casi in cui combo, ma non sempre, anzi quasi mai, quasi mai. Se prendete due matrici così prese abbastanza a caso, ottenete questo risultato. Prodotto rifatto in un modo A per B, questo è A per B, questo è B per A, e sono diversi. Quindi non è che c'è bisogno di tutto questo sforzo per questo aspetto. È chiaro? Adesso noi dobbiamo arrivare a un teorema che per adesso ve lo enuncio soltanto, che l'enunciato stavolta è facilissimo. Teorema di Binet. Siano A e B due matrici quadrate. Allora, questo è proprio facile come enunciato, la dimostrazione non proprio così facile. Determinante del prodotto
è uguale al prodotto dei determinanti. Tra l'altro, voi ce l'avete scritto, quelle due matrici, una era 5505 mi pare, una era per Vinci e l'altra era, me la dettate? 2 9 per 1 allora 5505, questa era A per B nell'esempio che abbiamo fatto prima. L'altra era? 2, 9, meno 1, 8. E questa era B per A. Allora, il determinante di questa, se è il teorema di B, deve essere il determinante di A e il determinante di B. Determinante di quest'altra, deve essere determinante di B per determinante di A, o no? Sempre per il teorema di B. E beh, sono uguali questi qua, perché questi sono due numeri, questi non sono matrici, questi sono numeri, e i numeri comodi, almeno i numeri reali comodi. Chiaro? Bene, quindi queste due matrici, anche se sembra, quando io ho detto non ci azzeccano niente, l'uno con l'altro, non è vero, non sono uguali, ma se è vero quello che abbiamo detto devono avere lo stesso. Proviamo, vediamo un po'. 25. Tra l'altro ne deduciamo che A e B avevano determinato 5-5 perché erano matrici con numeri piccoli, quindi non potevano avere 25, si può fattorizzare o 25 per 1 o 5 per 5 o meno 5, a meno di 6, quindi 25 per 1 non, se mi ricordo le matrici non era possibile, e allora sarà 5 per 5 o meno 5 per meno 5. Se andate a vedere A e B sicuramente hanno determinante entrambe 5 o entrambe meno 5, perché il prodotto deve fare 25. Ok? Bene, allora questo fatto già ci, come dire, è coerente con sta cosa, con il teorema di Binet, quindi ci dice molto probabilmente il teorema di Binet è vero, però poi il teorema di Binet lo dimostriamo. Oh, vediamo un po', supponiamo che il teorema di Binet sia vero e supponiamo che A per B faccia la matrice identica, cioè che vado trovando? Sto cercando il mio elemento inverso rispetto al prodotto, se ci sta. Applichiamo Binet, cosa scopriamo? Scopriamo che il determinante di A per il determinante di B deve fare il determinante della matrice identica. Come si fa il determinante della matrice identica? Allora, tutte le matrici triangolari, questa è diagonale, cioè addirittura c'ha gli zeri sotto ma anche sopra, tutte le matrici triangolari il determinante si fa facendo il prodotto direttamente sulla diagonale, quella sulla diagonale c'ha tutti uni, 1 per 1 per 1 per 1 fa 1. Oh, allora questo è possibile sempre? No, quando è che non è possibile? Io diciamo che A la conosco e B la vado cercando. Questo implica in particolare che il determinante di A deve essere diverso da 0. Se il determinante di A faceva 0, non c'è possibilità di aggiustare B in maniera tale. Allora facciamo delle matrici 2 per 2. Proviamo.
da una parte noi siamo cava d'ossa, quindi prima di capire una cosa ci mettiamo un po', e allora prendiamo una matrice col determinante 1, per esempio una matrice 1, 2, 2, 4. Per avere il determinante nullo deve avere le righe dipendenti, cioè una riga deve essere un multiplo dell'altra. E proviamo a vedere, mettiamoci qua delle incognite x, y, z e t, e proviamo a vedere se è possibile, ci metti punti interrogativi per far capire che, se no poi su web pensa che sto scemo. Ok? Proviamo a vedere. Allora, quali sono le equazioni? X più 2y, scusate, x più 2z deve fare 1, poi y più 2t deve fare 0, poi 2x più 4z deve fare 0. Vedete? X più 2z fa 1, 2x più 4z fa 0. Questa e questa non vanno d'accordo, è inutile che scrivo la quarta equazione. Perché se questo fa 1, questo per il doppio deve fare 2, no 0. Quindi come vedete questa matrice non ha, non esiste nessuna matrice B tale che A per B faccia l'identità. Proviamo invece con un'altra matrice. Mettiamoci 1, 4. Allora adesso cambiano le cose. E qua c'è x più 4z uguale 0. E poi c'è y più 4t uguale 1. Allora, facendo la sottrazione, trovate 2z uguale a meno 1, quindi z uguale a meno 1/2. Se z uguale a meno 1/2, qua mi viene meno 1, porto dall'altra parte, fa 1 più 1 che fa 2, quindi x uguale a 2. Poi facendo questo meno questo trovate t uguale 1/2. Se t uguale 1/2, y uguale a meno 1. Ok, quindi proviamo a vedere 1, 2, 1, 4, qua c'è la matrice 2, meno 1, meno 1/2, 1/2. Facciamo il prodotto. Meno 1 fa 1, meno 1 più 1 fa 0, 2 meno 2 fa 0, meno 1 più 2 fa 1. Dicevo, questo è A per B. Noi sappiamo che A per B in genere non è uguale a B per A, però andiamo a fare B per A. 2 meno 1 meno 1/2, 1/2 per questa matrice. Adesso riproviamo. 2 meno 1 fa 1, 4 meno 4 fa 0, meno 1/2 più 1/2 fa 0, meno 1 più 2 fa 1. Ah, stavolta come? Allora, teorema, sia A appartenente a R per N, quindi una matrice quadrata, is
esiste un'unica matrice mettiamo l'ipotesi sia determinante di A diverso da 0, un'unica matrice che chiamiamo A-1, tale che A per A-1 sia uguale ad A-1 per A sia uguale a A. Ovviamente questo teorema non è completo, nel senso che se il determinante invece di A uguale a 0 non ci può esistere nessuna matrice né a sinistra né a destra, che è moltiplicata per A di A, come conseguenza del teorema di Binet, no? Perché se io moltiplico per B a sinistra o a destra otterrei il determinante di A che fa 0 per il determinante di un'altra matrice B che sempre 0 fa e non può fare più. Però non è banale, così come se il determinante di A uguale a 0 è banale che non c'è una matrice né a destra né a sinistra che è moltiplicata per la faccia I, non è banale che nel momento in cui il determinante invece è diverso da 0, allora la matrice esiste ed è unica, cioè ovviamente non c'è un'altra, e l'inversa va bene sia a destra che a sinistra, cioè se moltiplico a destra fa I e se moltiplico a sinistra pure fa I. Chiaro? Quindi questo sarà, diciamo, saranno i nostri prossimi obiettivi. Ovviamente non è che facciamo tutto oggi. Questo in particolare, questo discorso qua ci servirà per introdurre il discorso dei sistemi lineari. Allora, in particolare questa matrice qua, determinante di A-1, quanto deve fare? Determinante di A, per il determinante di quest'altra matrice deve fare 1, quindi determinante di A-1 quanto deve fare? No? 1 su determinante di A, 1 su A non esiste, cioè non si può fare. Quindi questa matrice ha determinante 2, questa matrice deve avere quanti determinanti deve avere? E vediamo un po'. 1 meno un mezzo fa un mezzo. La matrice A determinante 2 nel nostro esempio. La matrice A meno 1 ha determinante 2. Ok? Bene. Vediamo un po'. Vabbè, 2 minuti di pausa. Proprio 2.